Oh, buonasera a tutti, allora cosa parli? Il canabaia, Zaki muore canabaia perché è un classico dei miei video, nel senso, il cane che abbaia, sottofondo, lontananza, si sente, mentre nell'Hokusaibaru un cane che abbaia, è proprio un classico dell'Hokusaibaru, è il mio effetto speciale, io non ho molti effetti speciali, ma il cane che abbaia riesco a fare, non c'ho i titoli di testa, non c'ho la sigla, ah sì, la sigla è Bau Bau Bau, ecco, questa è la sigla, quando sentite Bau Bau Bau. Inizio un video e lo cos'è, ma ho mangiucchiato qualcosa perché stasera non ceno, non cenerebbi. Se il cane, a parte forse mangio il cane, almeno sta zitto, nel senso che il cane che abbaia è bello, però dopo i 20 minuti che abbaia comincia a dare un leggerissimo fastidio alla testa. No, perché vabbè, c'ha tutti i suoi motivi, perché passa gente, lui insomma sente un po' il senso della proprietà, del possesso della casa, quindi non sopporta che. Non sopporta arrivare, quindi farò fette biscottate, carne e caffè. No, scherzo, poi gli animalisti mi denuncino. Caffè mio molto, è una specialità che vengo da molto lontano per vedere come non si fa il caffè. Ecco, io, se volete, potrei fare un tutorial, faccio il caffè e vi dico alla fine: guardate, io l'ho fatto così. Se volete una ciofeca, fatelo come me, se no fate qualche altra cosa. Inventa, perché a me l'unico pregio del mio caffè è che viene fuori caldo dalla macchinetta. Questo è l'unico pregio del mio caffè, che è caldo. Questo è, però, infatti quando è freddo cioè, fa già schifo da caldo, da freddo è imbevibile. Scientificamente si chiama ciofeca, proprio il termine scientifico del mio caffè è ciofeca. Come dicevo, potrebbe essere non venite a prendere il caffè al bar, prendete altre cose. Tipo fumetti, Zachimor, questo l'aspettavo da vario tempo. Perché ovviamente si trovano a volte nei mercatini, ma insomma, si trovano, ma insomma, non sempre, poi dipende dalle condizioni, eccetera, eccetera. Io non sono un collezionista, a me interessa avere la storia. Certamente questa non è una ristampa anastatica, costa 8,90 euro, il prezzo è alto, ma ovviamente ne vale la pena, perché sono ovviamente storie di difficile recupero, nel senso che anche. Nell'introduzione, il nostro Andrea Rivi ci dice che appunto ritrovare gli aventi diritto mi sembrava strano perché in realtà pensavo che fosse della sì, la storia, perché ora c'è tutta la storia, la storia, la storina. Sapete che la casa di che pubblica Diabolica è la storina, no? Da Astorina Diabolica o Astorina ci sarà scritto Astorina da qualche parte dovrebbe essere scritto o Astorina no? C'è scritto qui piccolo Astorina. Perché si chiama Astorina? Perché c'era una casa editrice più grande si chiamava Astoria che era di Sansoni di mi sembra Gino Sansoni mi sembra che fosse che era il marito di Angela Giussani quindi insomma Gino Sansoni che era il marito di Angela Giussani, l'inventrice di Diabolica. In realtà la storina era una costola della storia, che pubblicava un po' di tutto. Scusate, ho il cuscino un po' messo male, siccome mi fa male il sedere. L'ha messo male, c'ho un mezzo sedere da fuori. Non entriamo in particolari anatomici, che sarebbero niente di particolare, però stavo un po' scomodo. Volevo parlare e avere mezzo sedere. Beh, lasciamo perdere, so, comunque avete capito. La storia era appunto la casa editrice che andava per la maggiore, da cui la moglie di Angela, la moglie di Gino Sansoni, creò la Storina, che appunto si chiama Piccola Storia, per pubblicare Diaboliche. La Storina poi in realtà ha pubblicato solo Diaboliche, in realtà, nel 62. Quindi nel 65 Gino Sansoni fa concorrenza a Diaboliche creando un personaggio simile ma femminile che è Zachimo. In realtà, secondo me, Zachimot tende più che da diabolica, satanica e criminal, sa, sembra più, anche se il formato, ovviamente, il disegno è tipicamente che non c'è, ovviamente. Questi primi numeri del 65 dovrebbero essere. Zachimot sono due, La morte bionda e Sipario di sangue. I testi sono di Pier Carpi, che abbiamo visto, ho fatto un video su Pier Carpi un po' di settimane, forse una settimana fa. Non mi ricordo, ma ci ho fatto un video sicuramente. E siccome c'ho una memoria di ferro, io proprio di ferro che non si sgara,
Non si sgarra, ci ho fatto, no, un po' di tempo fa ci ho fatto un video. Ah, ecco, gli strangolatori di Piercarti. Gli strangolatori, era uscito dalla cult, sì, vabbè, storia cult, gli strangolatori di Piercarpi. Ma Piercarpi, oltre ad aver lavorato per la Bonelli, per Sergio, per Bonelli, ha lavorato anche per Gino Sansoni, in quanto Gino Sansoni era di tendenze vagamente di destra, ma anche un po' estrema, e, simpatie fasciste, no? E Piercarpi, insomma, era lettore di Evola, quindi insomma, si trovavano bene. Però Piercarpi è stato un grande sceneggiatore. Anche questi volumi di Zachimo non sono male, cioè non sono. Cioè non è. Se c'è avete Piercarpi, se lo trovo, se lo trovabbi. È stato un grande sceneggiatore, insomma, bravo, nel senso aveva ovviamente interessi. Evola, ora non starò a parlare di Evola, cavalcata, dice, c'è cioè l'esoterismo di destra degli anni 30 e 40, che entriamo in un discorso che non so, ora. Però tutto si riallaccia, cioè il fumetto non è qualcosa che vive in un mondo astrale a sé stante, ma è qualcosa che comunque vive. E quello mi stupiva perché pensavo che i diritti di Zachimor fossero della storina, nel senso che. Cioè, siccome Gino Sansoni non credo abbia lasciato figli, non credo ci sia un punto che abbiamo avuto figli da Gino Sansoni e Angela Giussani, pensavo che, boh, non lo so, avesse ereditato Angela Giussani, tutte le, boh, però questo non lo so, ecco. Come dice giustamente il cane di Marca, qui, però questo non lo so, dice che è stato un po' complicato ritrovare gli aventi diritto, ma vabbè. E la cosa interessante è che non si fermerà a Zachimon. Io spero, ovviamente non credo che rifaranno. Farà una collana dopo i classici dell'erotismo. L'ho fatto tutto a Ulula, non l'ho fatto tutto, però e ci saranno i classici del nero. Io spero che ristampino, a parte Crimina e Satanici, che vabbè, lì basta andare al Max Bunker, però mi sembra un po' inutile perché l'ha ristampata Gazzetta dello Sport. Però più che altro Killex Fantas, cioè tutti quei personaggi degli emuli di Diabolik del 62, perché Zachimo è del 65 e faceva un po' concorrenza a Diabolik. Ora Diabolik è sopravvissuto e Zachimo no, però era un fumetto, cioè però queste, allora, i disegni sono del 65, quindi ovviamente il primo numero, La Morte Bionda, di Pinisegni e Lino Brazzi. Però non sono male, sono molto anni 60, però non sono. La Morte Bionda è disegnata meglio. Certo, nello stile anni 60, questo è Zachimo, che appare solo verso la fine del primo numero. Il primo numero è veramente Piercarpi ha fatto un lavoro di sceneggiatura molto bello, nel senso è una sorta di feuilleton dove uno spietato criminale, Zachimo, che è il padre di Zachimo, si chiama Zachimo, cioè nel senso che è un gangster americano di origine irlandese, che ovviamente avendo mal di cuore si ritrasferisce in Irlanda, qui facciamo un po' di spoiler, e con la bellissima moglie che lo ucciderà con dei complici e la figlia ovviamente che Zachimo prenderà il nome del padre e vendicherà il padre. Però pur essendo figlia di un efferato criminale, questa è Zagora, è belli questi disegni comunque anni 60, sono molto belli, insomma, a me piacciono molto, ecco, devo dire che ora, io non tradirei mai Satanic per Zachimo, sapete che io sono fedele come, però insomma, no, Zachimo, semmai il problema di Zachimo è che era, cioè non avesse avuto un Magnus, forse avrebbe decollato di più. Perché la figura è un po' stereotipata, non è niente, cioè, sembra un po' la pubblicità di, che ne so, di un negozio, cioè, quelle riviste di bellezza anni 60, cioè, come dal punto di vista grafico è una figura banale, disegnata bene, ma non ha caratteristiche particolari, a parte quando è in tuta nera, che ovviamente fa la sua figura. Naturalmente Piercarpi ricalca, cioè Piercarpi è stato un grande sceneggiatore, ricalca ovviamente come dice giustamente il mio cane, il tema del doppio, nel senso la doppia identità, che è tipica ovviamente di tutti i supereroi fumetti, per esempio non in Diabolik, Diabolik sì, c'ha
è ovvio che non può, però Diabolik non ha la doppia identità. È Diabolik sempre, nel senso è sempre Diabolik, non sappiamo come si chiama Mario Rossi, non c'è il nome. Mentre questa ha un'identità di ricca ereditiera e di, che si chiama Fedra, e ora ammazzo il cane, Fedra e Zakimort. Quindi c'è comunque sempre il doppio che rimanda più, neanche a sataniche, forse, sataniche forse, ma neanche un tema molto più alla Stevenson, cioè il fatto che nei fumetti c'è sempre questo sdoppiamento, forse l'uomo mascherato. Potrebbe essere un'idea che un uomo mascherato in versione femminile. Ma il primo numero è quasi una sorta di romanzo gotico, insomma, di assassini, quasi giallo, in cui si deve scoprire il colpevole. E solo alla fine, proprio alla fine del numero, appare Zachino, la figlia che viene a vendicare il padre. E ovviamente farà non ghigliottinare, ma farà impiccare la matrigna. La matrigna, ritorniamo, per Carpi ha utilizzato dei stilemi favolistici, perché la fiaba e il fumetto hanno qualcosa in comune. Quindi non è assolutamente un avuto successo, forse è che il fatto che dal punto di vista grafico non era un personaggio che colpì, mentre Diabolik colpisce graficamente, no? Colpisce con questo sguardo, insomma, assassino. Bello, interessante appunto che sì, qui ci sono varie notizie, per esempio mi consiglio di leggere anche la parte finale di Davide Barsi, che anche su, poi farò quando avrò tempo un riassunto su Ulula, perché è interessante, e su Ulula, cioè sono degli approfondimenti fatti molto bene. La Tigre Bionda, certamente i numeri originali erano come Diabolik, con sì, era Fantax, che era, cioè, prima di Criminal e Diabolik, di Criminal, no, di Diabolik, c'era Fantax del 46. Poi ci fu un Fantax, da cui ha avuto origine a Fantax, in realtà Diabolik, l'archetipo sarebbe Fantax, anche se poi la sua Angela Giussani non prende proprio a Fantax, ma prende proprio il romanzo, insomma, vabbè. È una storia un po' complicata. Le Gentleman Fantôme, insomma, Fantax che manda sempre a Fantomas, insomma. È la storia del nero che poi negli anni 60, così diverso, scusate, vai a mangiare prima di fare i video, che poi te se la zeppa, te se in zeppa, dicevo, non c'è neanche da bere qui. Dicevo che comunque è interessante, perché ritrovare questi numeri non è semplice, bisogna andare per mercatini e avere anche la botta di, cioè, il termine scientifico è quello, è questo, scusate, botta di culo, scusate, perché può dire. Censura, fate bip, è a botta di fortuna, nel senso, perché non sono numeri facili, del 65, quindi poi erano numeri che venivano utilizzati, non è che erano fatti per collezionisti, cioè, insomma, un numero sì veniva scarabocchiato, si tagliava i sondaggi, cioè tutte le cose da ritagliare, quindi è ovvio che non era un numero che. E Giro Santoni è un personaggio interessante, appunto fece concorrenza a noi, pensavo onestamente che fosse tutto nelle mani della storia, ma io non ho contezza di come siano, cioè forse sono gli eredi di Sansone, che ne so, vabbè, va a chiappare. Però siamo grati alla Cosmo che ha recuperato questa cosa, prossimo mese con Tontino Zakimort. Mi piacciono molto questi momenti, guardate. Scusate. Così si fa, è così il numero del 60, non ci si mette le zampe colorate, non si impiastriccia il fumetto anni 60, perché vintage, io vorrei dire la Gazzetta dello Sport, vintage è tutta un'altra cosa, questi non sono fumetti da colorare, ma perché le volete, cioè, qui tornerei sempre, perché colorare? Giustamente alla Cosmo che non sono, cioè, immaginate questo fumetto colorato, ma che senso ha? Chi compra questi fumetti è ovvio che è per tutto nostalgico, perché nessuno va a comprare, cioè, il ragazzino che va a comprare Satanic o Crimina mi sembra difficile. Può essere, però, quindi, forse, ma neanche i ragazzini leggono i manga, che non sono quasi per nulla colorati, sono così, sono. Il manga giapponese non tende al colore, quasi, penso quasi mai, non sono un esperto, quindi voglio dire,
colore si colorava nei fumetti quando ero piccolo io, a volte cioè, i numeri speciali si coloravano, Tex 100 si colorava, però erano dei colori così che erano, anche perché poi con il fotolito insomma, cioè, non c'erano grandi sfumature di colore che si potevano fare, e quindi c'erano due o tre colori primari che campeggiavano un po' di dappertutto, quindi poi non erano delle grandi colorazioni, ma era per dire ce l'hai colorato, insomma. Ma veramente sono fumetti questi che vanno, questi per fortuna, anche perché poi c'erano già i retini, quindi i retini che all'epoca venivano incollati. Il secondo numero di retini sono però del 65, quindi insomma, è ovvio che anche nel secondo numero, una tragica storia che rimanda all'Lindbergh, il rapimento di un bambino che viene ucciso. E rimanda addirittura a Pier Carpi, come dice giustamente il mio cane, assassino sull'Oriente Express, dove si scopre chi è che ha ucciso. Chi ha ucciso il bambino? Si rimanda la storia lì. Insomma, Pier Carpi è stato un grande sceneggiatore. Con questo io lascerei, chiuderei questo video che è durato 16 minuti. Comunque vi consiglio, vi straconsiglio questo, che dico l'8,90, costicchia, ma non vedo altri modi per recuperare questi numeri. Non vedo altre, non vedo, non conosco altre ristampe di Zachimo. Se esistono, me lo fatelo sapere, ma io non ne conosco. Ovviamente, io non sono onnisciente. So che qualcuno vede, qualcuno ha scritto che vede i miei video come tranquillanti e calmanti. Col cane in sottofondo, non so come si possa fare, però tutto può essere. E quindi, auguro, vado a stressare il cane perché non dovrei da tutto il giorno. Oggi è, non so, oggi è il suo momento di gloria. E il mio momento non di gloria invece. Con questo passo e chiudo, e ci si vede domani, forse se sarò ancora qui, non il cane non mi avrà fatto uscire fuori di testa per un nuovo video, forse, chi sa. Ma inizio il fine settimana, io domani vado al lavoro perché non c'ho il ponte, oggi è la festa e sono stato a casa, ma domani torno sugli spalti a combattere per la pubblica istruzione, per tutti voi. Ebbene sì, sono qui a combattere per voi e per il futuro dei vostri figli. Mazza, non è venuta bene.